In prossimità della fine della tornata amministrativa si amplia il gruppo consigliare di Azione. Il Consiglio Comunale, Stefano Marchigiani, tu sei stato il primo ad entrare in questa nuova forza politica. Ebbene, questa mattina si presentano appunto i nuovi elementi che fanno parte di questo gruppo. Sì, noi il 17 novembre scorso, io e Giampiero Pedini, avevamo costituito il gruppo di Azione. A Fano bastano due consiglieri per costituire un gruppo consigliare. Immediatamente seguono aggregati Enrico Cipriani e Edoardo Carboni. Lo annunciamo oggi perché la Presidenza del Consiglio ci aveva pregato di non scombussolare le commissioni in attesa della discussione del bilancio che è avvenuta regolarmente pochi giorni fa, e quindi oggi è l'occasione di annunciare un gruppo che è fatto di 4 consiglieri comunali, più ricordiamo l'adesione del sindaco, e quindi è il secondo gruppo nell'assise comunale di Fano per numeri. Questo ci riempie di orgoglio, ci riempie di impegno, chiaramente di responsabilità, ma unitamente ai congressi unitari appena celebrati che hanno eletto il nuovo segretario provinciale, hanno confermato il segretario regionale che sono qui presenti con noi stamattina, ci consentono di partire effettivamente con uno studio di proposte per la nostra campagna elettorale da discutere, come stiamo facendo un po' da tempo con gli altri gruppi sia consigliari che partiti. Sono nuove adesioni che vengono dal civismo, ci sono differenze o c'è una linea continua? Per ora stiamo verificando una sostanziale continuità di rapporti, perché il desiderio di fare un programma che guardi alle grandi sfide per Fano, che sono ormai inevitabili, pensiamo al rinnovo dei contratti, alla politica dei servizi alla persona, pensiamo a un PRG che si sta approvando in extremis e che ha bisogno probabilmente di seguire la fase delle osservazioni con anche possibilità di miglioramento. Pensiamo alle scommesse sulla sanità, che sanità per Fano, la partecipazione dei cittadini, il grande tema della gestione delle manutenzioni, della governance dei servizi e dei musei. Ecco, noi cercheremo di mettere a disposizione della città esperti, che chiameremo da varie parti d'Italia, ma anche da Fano ovviamente, per nutrire un programma di competenze e di indicazioni oggettive, senza pregiudiziali politiche che possono essere più o meno condivise da chi volesse stare con noi in questa nuova sfida per il governo della città. Siamo in campagna elettorale, quindi le prossime elezioni sono vicine. Ebbene, di cosa si distingue Azione e quali saranno i temi più importanti in questo momento? Noi crediamo che Fano meriti un punto di riflessione. È stato fatto tanto, è stato fatto anche con anni di Covid, è stato fatto con l'abbondanza del PNRR che ha stimolato molto, impegnato molto le strutture comunali, quindi molti lavori sono stati fatti. Le grandi sfide però sono state congelate, probabilmente per un problema di tempi, per un problema di fragilità anche di un'alleanza che va ripensata, però quelle adesso vanno affrontate, quindi noi vogliamo lavorare sulla dimensione di Fano come città protagonista che dia il suo contributo in provincia e in regione, come realtà cerniera con il nord e il sud delle Marche, perché siamo convinti che Fano ha grandissime potenzialità, è stato dimostrato in passato in qualche settore. L'attuazione del piano strategico che va attualizzato e verificato dove si è fermato e dove invece ha dato più risultati, e quindi si apre una pagina nuova, inevitabilmente dopo 10 anni di amministrazione si apre una pagina nuova che guarda a un futuro, a un contesto sia regionale che nazionale che è modificato.